venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis del Messina, per raccontarvi in queste giornate la storia di Padre Pio da questi bellissimi luoghi che forse sicuramente avranno visto anche voi qui in preghiera diverse volte. E ne approfittiamo così anche per un saluto ai tanti pellegrini che purtroppo in questo periodo non possono essere qui a San Giovanni Rotondo, e lo facciamo noi, nel senso che vi portiamo noi San Giovanni Rotondo nelle vostre case attraverso Padre Pio TV quotidianamente, anche attraverso i nostri social, Facebook, in modo particolare la pagina tutta dedicata al convento di San Giovanni Rotondo, dove potete continuare a scrivere per avere un feedback immediato dai luoghi del convento. Perché oggi anche da qui raccontarvi Padre Pio? Perché il 10 dicembre del 1917 il trentenne Padre Pio da Pietrelcina scrive ad una sua figlia spirituale, pensate un po', oggi beata. Parliamo di Suor Crocifissa del Divino Amore, ovvero parliamo di Maria Gargani. All'epoca era ancora una laica impegnata. Padre Pio le scrive una bellissima lettera: mia carissima figliuola, il Dio ha usato con te una grande misericordia. Godo e sempre più godo nell'ammirare che la tua anima ama Dio e lo ama senza interesse. Godo sempre più nel vederti annoverata nel numero delle anime forti. Godo, ripeto, nel vederti spogliata di tutto davanti a Dio. Come non godere, dico, nel vedere una figliuola che l'anima mia ama al par di sé medesima, che ama Dio, conversa con Dio, sente Dio e in fede lo vede. E poi Padre Pio termina: sì, o figliuola mia, mai sei stata unita allo sposo celeste come lo sei adesso, al presente.